supporto strategico per il rilancio ancora più forte della nostra città. Io lo sto seguendo in prima persona ogni passo con questa nuova sindacatura. Ho incrociato Del Rio l'altro giorno, che incontrerò a Roma nei prossimi giorni. È fondamentale la nomina del presidente, è fondamentale lavorare insieme, è fondamentale il ruolo della città di Napoli e della città metropolitana. Noi ci siamo e rafforzeremo anche all'interno del comune la delega sul mare. Quindi, così come abbiamo detto per la sanità, che non è materia di stretta competenza del sindaco, così anche mare e porto, che non possono riguardare solo il sindaco, anzi dovrebbero riguardare soprattutto il governo regionale e il governo nazionale, ma mentre gli altri hanno in questi anni perso tempo, noi abbiamo lavorato e vogliamo lavorare sempre di più in uno spirito di collaborazione. L'altro giorno gli imprenditori, gli industriali napoletani si sono espressi favorevolmente all'ipotesi della nomina di Annunziata. No, io non intervengo sui nomi, siccome non lo devo nominare io, non intervengo sugli altri. Se qualcuno mi chiede un parere glielo do, altrimenti decidessero, come dire, presto, bene, scegliessero una persona autonoma, una persona indipendente, una persona libera, una persona coraggiosa. Mi auguro non vengano scelte persone o venga scelta una persona legata al guinzaglio di qualcuno, di qualche lobby, di qualche apparato, di qualche partito. Insomma, una persona competente, autonoma, con la quale noi collaboreremo al massimo al 100%.